Caserta, il condottiero di questa squadra. Nominati dal presidente Ghirelli e dal segretario Paolucci. Con il presidente Franco Magnello. Arriva anche Franco Magnello. La coppa è tra le braccia di Mastalli. È pronto per alzarla al cielo. Adesso è ufficiale, la Juve Stabia vince il girone C di Serie C e conquista la promozione e la serie cadetta. E tripudio al Menti, è grande gioia per il popolo gialloblu. Purtroppo i soliti protagonisti vogliono partecipare alla festa della squadra invadendo il campo. Resta una straordinaria impresa quella della Juve Stabia, che ha vinto un campionato dominato fino a febbraio, poi c'è stato un calo, la Juve Stabia si è ripresa, ha battuto il Trapani ed è andata a prendersi ciò che le spettava. La Juve Stabia ha vinto un campionato difficile, un campionato molto particolare, considerando le tante partite da recuperare, considerando una composizione dei gironi che purtroppo per motivi extra calcistici è stata un dubbio per molto tempo, ma la squadra di Caserta ha compiuto una vera e propria impresa calcistica. Spesso in questo sport si abusa del termine miracolo. I miracoli sono altri e riguardano altre sfere, però il termine impresa è quanto mai appropriato quando si parla di Juve Stabia, quando si parlerà negli anni a venire della grande Juve Stabia di Fabio Caserta, che nel 2018-2019 ha vinto un difficilissimo campionato di Serie C con due giornate d'anticipo. E adesso Mastalli va a regalare la coppa alla Curva Sud, il dodicesimo uomo in campo, e adesso in curva sono pronti per festeggiare la coppa strameritata. Una promozione che la Juve Stabia ha guadagnato col sudore, col lavoro e con tanta, tanta qualità.